Giovanni Pietrangeli, responsabile provinciale Lega Tennis Wisp. Allora, siamo arrivati in fondo a questa lunga stagione autunnale del campionato di tennis interprovinciale Wisp. Com'è andata questa stagione? Ma come hai detto te, è stata lunga e intensa e molto bella. Sono stati 3 mesi intensi, mi ripeto, di vero tennis. Abbiamo partecipato a incontri stupendi e ben 35 squadre iscritte, divise in 3 divisioni. Prima divisione maschile limitata ai 4-1, seconda divisione maschile limitata ai 4-4 e un femminile limitato ai 4-4. Oggi ci sono le finali e per ora si è conclusa quella della prima divisione, stiamo aspettando che finiscano anche quelle altre finali. Prima divisione abbiamo visto un'ottima finale, un buon livello, segno che anche insomma il tennis targato Wisp sta crescendo. Sta crescendo tantissimo, tant'è che abbiamo visto degli incontri stupendi in questa finale fra il TC Follonica e il Bagno di Gavorrano. Approfitto per dire che ha vinto il Bagno di Gavorrano con dei ragazzi veramente forti che però ahimè causa il regolamento il prossimo anno metà non potranno più partecipare perché sono saliti di livello. E comunque a gennaio abbiamo già in mente un nuovo programma per ripartire con nuove competizioni e cercare di far giocare tutti, come è lo spirito della Wisp poi del resto. Gennaio il passo è breve, anzi brevissimo, già si pensa al prossimo anno, anche se passeranno pochissimi giorni. Quali sono le manifestazioni in programma? Partiamo subito con inizio metà gennaio, la prossima settimana ci sarà il calendario con regolamento, iscrizione e quant'altro di un nuovo campionato interprovinciale misto. Misto vuol dire un singolo maschile, un singolo femminile, un doppio misto, uomo-donna. E affiancato da un altro campionato di divisione unica maschile limitata ai 4-4.